da una parte Lacroix, Scanner e Rick, e dall'altra, se non mi sbaglio, ci saranno Ronin, Darko e Picchio Rosso. Per la sua origine, venuta dal wrestling giapponese, lui si allenava anni e anni in Giappone, lui porta uno stile di pelle. Siamo per la pelle, per vedere l'inizio. Parlando di disparità, ma chi comincia questo match? Sì, al centro del quadrato vediamo Rick e Darko. Rick con una chiave articolare all'avambraccio, ma Darko rigira tutta la mossa, incredibile, e vediamo subito la grande tecnica di Darko. Intanto cambio a Ronin che subito con un super kick atterra la Cruache con uno schiaffone, rimette le cose in pari, ma scappa davanti a un urlo di Ronin. Ronin che usa anche la sua personalità, ma qui sì, usa la sua personalità, ma intanto la Croix usa la sua furbizia e è scappato. Poi l'ho preso a calcio, ma qui Ronin prova a ribaltare e ci riesce con due lanci di braccio. Wow, incredibili questi lanci di braccio, prendo un viaggio interessante. Ha provato l'assalto al titolo Wildboard, il titolo che per ora è il più importante della serie, senza riuscirci. Cioè veramente, veramente andato a riuscire. Sì, è tutta l'estate che ci prova contro Alex Flash, ricordiamo l'ex campione Wild della nostra federazione. Ma non ci è riuscito, ci è sempre andato vicino, ma detto te, ma non ci è mai riuscito. E già che stiamo a fare un po' di storia in queste fasi del match, vedo Picchio sovrastare Scanner. Scanner e Picchio è stato dichiarato giusto ora primo sfidante per la cintura Wild proprio contro Roy, che stasera ci fa. Sì, Jeep, il suo compagno, e che match ci hanno regalato i due, ricordiamo che nella prima serata qui a Carrara era finito il match in un pareggio e nella seconda serata è stato fatto un 2 out of 3 falls al meglio delle tre cadute con Alex Flash arbitro speciale. Ma qui c'è pandemonio nel ring, c'è pandemonio, qui è body slam party se non mi sbaglio, e tu subito ancora la partita qua c'è. Valutate la scena italiana, lui che forse ora come ora è quello più in forma di tutti. E non a caso, se non mi sbaglio, Jeep è primo, se non mi sbaglio, in classifica. Sì, è primo a pari merito. Primo a pari merito con Bon Giovanni e Intanto qui la tua schiaccia a terra Ronin, che aveva ricevuto il cambio da Darko. Oh, Luciani da parte di Picchio. Quasi un po' out del match. Qui vediamo se potrà... Vai a letto, la go to sleep! Incredibile, Jeep! Da parte di Rick. Poi viene caricato. Ma cos'è questo moto? Wow! Questo, signori e signori, è un caricamento a suplex che purtroppo al momento non mi ricordo il nome, mi dispiace. I di Scanner intanto che riporta le fasi del match in parità. Viene però caricato il terrore di Hokkaido! Sì! Che sì. Va a segno! Sì, Ronin forse la chiude qua. Se la copre la chiude qua. Attenzione! Rick distrae l'arbitro astutamente e permette alla Croa di interferire. Il conteggio che io credo avrebbe proprio chiuso di nuovo. Rick però qui gran lavoro di cervello, gran lavoro di strategia, e la Croa rompe la sua mazza sulla schiena di Ronin. L'ha rotta, signore, Ronin è KO. Ronin è KO, Jeep, e l'arbitro non ha visto nulla. 1, 2 e 3, e qui si chiude l'incontro, Jeep. La Croa è stato più furbo di tutti e tre i suoi avversari. La storia è semplice. Ronin, Picchio e Darko sicuramente sono più in forma, sicuramente sono più forti, ma la strategia, l'astuzia e l'ingegno degli altri li hanno portati alla vittoria. Ed il wrestling è anche questo, signore e signori. È anche questo, Jeep. È anche le sviste dell'arbitro. Esatto. Perché le sviste ci possono stare. Esatto.